carrellata di autori. Stiamo ancora parlando del primo di maggio a Santa Severa, in questo caso però sarà anticipato anche da una presentazione che faremo sempre tramite Skype e poi potrete trovare nel canale YouTube di SBS Comunicazione. Ma ora in esclusiva per Liberi TV Luisa Sisti. Ciao Luisa e benvenuta. Ciao, grazie, grazie a tutti. Allora, Luisa, due libri porterai a Santa Severa, ma uno in particolare è quello che andremo a presentare. Allora, il primo è La vita silente, che sarà appunto sul tavolo di Santa Severa, e poi I giorni e l'amore lo presenteremo per SBS Comunicazione nel canale YouTube. Raccontaci questi libri e il filo che li unisce. Ma dunque, sicuramente il filo sono le emozioni, il filo riguarda le emozioni che legano i due protagonisti, in particolare Guido e Laura, che si incontrano nel primo romanzo che è La vita silente, che è un romanzo comunque scritto con uno stile anni 60, quindi è abbastanza, se vogliamo, inconsueto, forse ai giorni nostri, ma è assolutamente voluto. E nel 1963 un affermato docente di filologia romanza, Guido Vivanti, viene scosso, viene rivoluzionato in qualche modo nel suo establishment per via di una passione che si instaura dopo una lunga amicizia con una giovane giornalista che ha incontrato per un'intervista su una cosa che lui stava facendo. Questa giovane giornalista è Laura Savini, tra i due corrono 24 anni di differenza, quindi significa due epoche diverse. Nei primi anni 60 è già iniziata la trasformazione dell'Italia, non solo per il benessere economico, ma per tutta una serie di cambiamenti sociali e culturali che poi verranno esplicitati e addirittura faranno da base nel secondo volume, che è quello che si intitola I giorni e l'amore, quello di cui poi parleremo più a lungo. Quindi questa passione che è clandestina, all'epoca ovviamente l'adulterio o il concubinato era punito a livello di reato, quindi proprio i due rischiano veramente molto. La differenza tra il primo e il secondo è, direi, sostanziale, perché il secondo riparte dall'ultima pagina del primo, ma in realtà l'ho voluto scrivere come, no, non come un sequel, perché questo in qualche modo costringerebbe il lettore a leggere il primo. Invece ho messo dei riferimenti per cui si capisce qual è il retro della storia, qual è la prima parte di questa storia. Quindi passiamo dall'amore improvviso che trasforma comunque il carattere di Guido a un Guido assolutamente protagonista del romanzo, cioè praticamente quasi voce narrante, nel senso che è presente, anche se non è presente, in tutti i capitoli di questo ponderoso libro che consta di 450 pagine. Tuttavia, i giorni rappresentano la storia che ho ricostruito in 3 anni di ricerche sul campo proprio, la storia della famiglia di Vivanti che si applica alla borghesia di Roma, ma allo stesso tempo anche a Bergamo per vicende varie, storiche legate anche alla guerra, perché ci sono anche dei flashback assolutamente brevi, ma tali da fare luce su quello che poi è il vero Guido Vivanti. Ovviamente Laura
perseguirà i suoi obiettivi un poco alla volta, tra non poche difficoltà, anche perché loro andando avanti in un quarto di secolo, perché la storia copre del secondo libro, parte nel 1965 e si chiude nel 1989, non a caso con la caduta di Berlino, la caduta del muro di Berlino. Quindi i cambiamenti sono enormi e enormi sono i cambiamenti nei due protagonisti, nei personaggi. E l'una, Laura, si emancipa a livello sociale, a livello culturale, cresce grazie alla presenza non paternalistica di Guido, il quale vive più che delle emozioni, delle sensazioni, dei sentimenti, delle conoscenze nuove, perché abbiamo comunque il 68, lui è un professore universitario e quindi tra i primi bersagliari. Abbiamo l'epoca delle stragi, abbiamo gli anni di piombo in Italia e quindi è tutto un susseguirsi di vicende che si alternano alle storie, cioè l'amore che viene raccontato a vari livelli, meno passionale probabilmente, ma ci tengo a dirlo, sempre presente comunque con un erotismo sottile e mai eccessivo. Come parte della conoscenza del mondo e della conoscenza di sé, fino a che arrivato alle ultime pagine ci sarà un risvolto positivo, anche se non aspettare il lieto fine, però ci sarà un risvolto positivo che il Guido egoista o comunque tanto deciso, tanto pieno di sé, delle prime pagine della vita silente, cioè del primo romanzo, è diventato un uomo anziano, ovviamente, ma aperto agli altri e aperto proprio attraverso l'amore per gli altri, con altri, ovviamente, intrecci e colpi di scena anche abbastanza frequenti che lo portano a maturare e quindi donarsi. E donare tutto quello che ha per il bene pubblico, diciamo così, Abbiamo ecco, non ancora voglio due esagerare. minuti, Luisa. A cosa stai lavorando in questo momento? In un minuto. In un minuto possiamo dire che sto elaborando, ma non sto scrivendo. Ho delle idee in testa, comunque è un romanzo che non ha nulla a che vedere con questi due. Quindi sarà più di azione, quasi un noir. Vediamo se riesco a cambiare stile, sempre rimanendo nei miei parametri. Certo. Allora, l'appuntamento con Luisa Sisti, siamo puntualissimi, è il 1° maggio, dal mattino fino al pomeriggio inoltrato allo stand di SBS Comunicazione, con altri 14 libri ci saranno anche i suoi, e poi la presentazione online dovrebbe essere il 27 di questo mese nel canale YouTube di SBS Comunicazione. Luisa, ti ringrazio e grazie a Liberi TV per averci ospitato. A presto! Grazie a voi e buona giornata.